Inaugurazione domani pomeriggio di una nuova ala del Retail Park di Serravalle Scrivia. L'occasione sarà anche quella di battere il Guinness dei primati realizzando la focaccia più lunga del mondo. Sentiamo Katie Porceddu. Farina, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale e poi tanto movimento di braccia. È questo il lavoro del panettiere, maestro di un'arte vecchia quasi quanto il mondo, votato alla fatica soprattutto notturna, che forse poco viene riconosciuto da chi mai si sofferma a pensare cosa c'è dietro a un pezzo di pane. Domani l'outlet di Serravalle Scrivia scriverà una nuova pagina legata sì all'inaugurazione di una nuova area del suo retail park, ma anche e soprattutto al tentativo di battere il record della focaccia più lunga del mondo, una striscia di 100 metri di lunghezza per 50 centimetri di larghezza, del peso di 600 kg. Un'impresa che sarà vagliata e certificata da un giudice del Guinness World Records. Ad avere il compito più oneroso sarà il forno dell'antica ricetta di Novi Ligure, al quale sarà affidato l'impasto, la preparazione e la cottura della focaccia, che sarà adagiata su un'innovativa forno a tunnel. Per realizzare questa bontà da record, che necessita di 18 ore tra lavorazione e lievitazione, saranno impiegati 250 kg di farina macinata a pietra, 7 parti di acqua, 30 litri di olio e poi il lievito madre. L'evento, coordinato da Marco Semino, consulente per la comunicazione della MacArthur Glen e di Aedes, è stato presentato in municipio a Novi Ligure, dove sono anche stati premiati 6 maestri dell'arte bianca: Italo Rava, Piero Maggengo, i fratelli Giampaolo e Giovanni Carrosio, Giovanni Traverso e Giuseppe Barattini. Presenti i due sindaci di Novi Ligure e Serravalle Scrivia, Laura Orengo del management di Aedes, la società che ha realizzato la nuova area del Retail Park, il presidente dell'Ascom Confcommercio di Novi Ligure, Massimo Merlano, e Fabrizio De Lucca, rappresentante dei panificatori novesi. È una scelta importante perché mette in evidenza una delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio, che è appunto la focaccia di Novi, e questo mette anche in evidenza e valorizza il lavoro di tanti artigiani, panificatori, che hanno fatto della focaccia di Novi una eccellenza del nostro territorio. Quindi è un'occasione importante, e colgo anche l'occasione per dire che questo ampliamento del Retail Park sicuramente darà anche nuova occupazione al territorio, e credo che vada ad arricchire tutti, diciamo, il numero degli occupati di questo grande centro commerciale che è oggi l'outlet più il Retail Park.